Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Quest'oggi siamo a Feltre, nella sede del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Incontriamo il presidente Ennio Vigne. Bentrovato, presidente. Buongiorno a voi. Grazie del tempo che ci dedica, abbiamo tantissimi temi, partiamo subito. Il 2023 è un anno speciale perché insomma il parco festeggia i suoi 30 anni d'attività. Festeggia i primi 30 anni impegnativi. All'inizio l'idea parco non era così condivisa dal territorio. L'idea parco nasce negli anni 70 da alcune persone che con grande visione del nostro territorio, penso a Piero Rossi, penso a Angelini, avevano capito che questo territorio poteva essere valorizzato attraverso una forma di tutela. E da lì poi il parco, piano piano, è stato costruito, all'inizio visto come un intruso nel nostro territorio. E sono convinto che adesso, anche perché è cambiata la nostra società, è cambiato anche il modo di vivere la montagna, il parco venga capito come un soggetto che possa essere utile al mantenimento del territorio, ma anche alla promozione, perché noi sappiamo che questo territorio ha bisogno di essere tutelato, ma anche di essere vissuto, e questo si fa attraverso la produzione di reddito, che nel nostro caso può essere quello di un turismo attento, sostenibile, che sfrutta anche il fatto che questo parco è sito UNESCO. Non per niente la tutela UNESCO sulle Dolomiti è nata anche perché c'era un territorio protetto integrale come questo, che è l'unico parco della nazionale della regione del Veneto. Quindi è sicuramente un fiore all'occhiello del quale ovviamente siamo orgogliosi come cittadini. Ci ricorda qual è un po' la conformazione, i numeri, l'estensione, presidente? Allora è un parco che comprende 15 comuni, parte a Sovramonte, arriva fino a Longarone, 5 unioni montane, tutte all'interno di quella che è la provincia di Belluno, ha un territorio del parco che è soprattutto nella parte montana. Noi siamo un parco che è scarsamente abitato per le scelte iniziali che sono state fatte, e quindi un territorio che ha delle peculiarità dal punto di vista soprattutto della vegetazione e della flora uniche. Abbiamo dei comparti che sono unici a livello europeo, e queste sono le particolarità per quanto riguarda sia il numero di specie che rendono questo territorio degno di attenzione. Senta, lei citava all'inizio, ha citato la figura di due grandi personaggi, Rossi e Angelini, e in particolar modo con la figura di Piero Rossi, diciamo, c'è un duplice legame, anche perché quest'anno sono i 40 anni dalla scomparsa di Rossi. Voi avete in atto collaborazioni per esempio con la Fondazione Angelini per ricordare, no, questi allora, due grandi Angelini padri. Abbiamo fatto un'attività importante per valorizzare l'archivio e quindi rendere accessibile a tutti attraverso internet quello che è l'archivio di Piero Rossi. Noi abbiamo il centro a Belluno che è intitolato a Piero Rossi, che diventerà il futuro museo naturalistico della provincia di Belluno. Siamo riusciti finalmente a sbloccare delle risorse economiche che abbiamo da circa un anno e mezzo, perché il problema oggi è quello di superare gli aspetti burocratici, e quindi partiamo con i lavori centrali all'interno del territorio del comune capoluogo, ma anche perché con la nuova sentieristica noi andremo a collegare il centro della città con lo Schiara, e quindi con il prolungamento dell'alta via fino al centro del comune di Belluno, che è il capoluogo della montagna veneta. E quindi qual è il valore? Il valore è proprio quello di avere un riferimento forte di quella che la figura di Piero Rossi ha saputo fare in anni in cui parlare di certi temi, parlare di parco, era assolutamente un tabù, era una cosa assolutamente lontana da quello che era il quotidiano. Ha saputo vedere lontano, noi abbiamo bisogno di queste figure che possano veramente spaziare e costruire il futuro dei nostri territori. Quindi andremo a costruire con la Fondazione Angelini alcune iniziative per ricordarlo, ma noi a fine aprile saremo anche all'M9 di Mestre per uscire come parco nel territorio del Veneto, perché forse un po' una critica che faccio a me stesso, a noi come parco, è quello di uscire poco e di andare poco nei territori, ma anche perché chiaramente la struttura del parco è legata soprattutto all'attività di natura scientifica. Abbiamo visto che uscendo nel territorio c'è grande interesse e grande voglia di conoscere le cose che fanno sì che questo sia un parco nazionale.
Certo, dato che ha accennato il tema della ricerca scientifica, quali sono gli ultimi sviluppi sul tema, gli ultimi filoni che state seguendo? Allora abbiamo da un lato importantissimo il lavoro che viene fatto sul lupo, noi siamo l'unico soggetto pubblico del Triveneto che è nel Life Wolf e quindi con questo, in stretta collaborazione con la provincia di Belluno e la regione del Veneto, stiamo facendo informazione nel territorio provinciale, secondo me in maniera positiva. Siamo reduci da un incontro in Val di Zoldo con oltre 200 persone, ne stiamo costruendo altri per far capire che la convivenza col lupo è possibile. Abbiamo un lavoro importantissimo fatto in collaborazione con l'università, il parco collabora con molte università, cito Udine, cito Trento, cito Sassari, cito Bologna, sul gatto selvatico. Il gatto selvatico è presente nei nostri territori, abbiamo fatto una serata a Bolzano Bellunese, andremo anche nel territorio di Longarone dove il gatto selvatico è presente, ma abbiamo altre attività, penso alle farfalle. Sono stati fatti dei corsi online in cui abbiamo dovuto rinunciare a molti iscritti perché da tutta Europa si sono iscritti a questo tipo di corsi. Un lavoro sui pipistrelli, noi abbiamo una particolarità nel nostro territorio di oltre una ventina di specie di pipistrelli presenti. Quindi su questo, tutte queste attività che sono quelle proprie del Parco Nazionale vengono portate avanti da una struttura che da questo punto di vista è qualificatissima attraverso le collaborazioni col mondo universitario, a livello nazionale poi con ISPRA e quindi con il collegamento del Ministero dell'Ambiente noi facciamo rete con i 24 parchi nazionali nelle reti di monitoraggio che avvengono anche attraverso i carabinieri del parco che sono coloro che svolgono attività di vigilanza ma anche e soprattutto di monitoraggio e di attività di collaborazione col parco all'interno del territorio. Ecco, mi permetta Vigne, di tutti gli esempi che ci ha fatto, vorrei ritornare un attimo sulla questione del lupo, che forse è quella che comunque anima maggiormente il dibattito pubblico. Il parco sostiene quindi la convivenza, l'idea della convivenza con il lupo. Su che cosa si basa questa vostra considerazione? Intanto sul fatto che il lupo era presente in Italia, è sempre stato presente per esempio in Abruzzo, non è mai sparito, e lì abbiamo zona turistica, oltre 1 milione di turisti in un anno, la convivenza ha permesso di mantenere la presenza del lupo ma nello stesso tempo di creare un movimento turistico importantissimo. Il lupo sta ricolonizzando il territorio nazionale da cui era sparito per la caccia che l'uomo ha fatto. Il lupo non andrà in una crescita esponenziale, per il momento in cui avrà coperto i vari territori il lupo si fermerà, perché questa è la scienza. Cioè noi quello che riportiamo, il fatto di essere all'interno del Life Wolf europeo, è perché non si inventa nulla. Noi sappiamo, i dati sul lupo ci sono, sappiamo come monitorarlo. Noi da settembre abbiamo la lupa alfa del branco all'interno del parco che ha il radiocollare, quindi da settembre noi sappiamo i suoi spostamenti, le sue modifiche, le dinamiche di quello che è il branco. Sappiamo che è un animale selvatico, è un predatore e quindi dobbiamo avere molta attenzione nei comportamenti. Nel momento in cui un lupo si comporta in maniera diversa, non si allontana, diventa confidente, va segnalato e lì partono tutta una serie di procedure, come avviene in tutti gli ambienti, il soggetto che è anomalo può essere rimosso dal territorio. Quindi su questo è normale che tutti noi abbiamo questa paura atavica del lupo, perché dalle fiabe in avanti ci hanno insegnato che l'animale cattivo è ritornato, serve per mantenere un equilibrio del territorio. Noi abbiamo una presenza di ungulati che è assolutamente eccessiva come numeri. Vediamo il numero di incidenti stradali che vengono provocati dagli investimenti di cervi. La presenza stessa del cinghiale, il lupo ha iniziato a predare i cinghiali. Dobbiamo chiaramente tutelare gli allevamenti. Tenendo conto ovviamente delle attività poi economiche. Certo, giusto? Se noi facciamo sparire gli allevatori dalla montagna, logicamente andiamo contro tutto quello che abbiamo detto. Con i recinti abbiamo visto che sia per le attività professionali all'interno del parco, ma noi abbiamo fatto un'iniziativa anche per le attività hobbistiche, abbiamo consegnato l'anno scorso 29 recinti e dobbiamo dire che in un anno non ci sono state predazioni, perché logicamente essendo un animale molto intelligente il lupo, se trova del cibo facile si abitua in questa maniera, quindi certi comportamenti, non lasciare cibo o possibilità di trovare cibo facilmente. Il cinghiale è arrivato a Roma perché trovava da mangiare, nel momento in cui il mangiare non si trova, gli animali tornano al loro comportamento. Quindi da questo punto di vista cambiamo le abitudini, i cani, se siamo in passeggiata, in montagna, vanno tenuti al guinzaglio, perché possono essere un pericolo per loro stessi,
perché chiaramente il cane fa la sua attività, al di là del problema del fenomeno dell'ibrido che per fortuna nel territorio veneto non c'è. Non c'è, quindi una prevenzione ma poi un approccio che sia scientifico e insomma, coscienzioso, ecco, diciamo così. Andiamo un po' avanti veloci, dicevamo 30 anni del parco, avete in programma delle iniziative per anche coronare questo momento? Allora, proprio per il caricamento notevole di lavoro che abbiamo come parco, pensate che noi abbiamo circa 10 milioni di investimenti in opere pubbliche in corso per un ente che normalmente non fa questo tipo di attività, che è più legata all'attività degli enti locali, dei comuni. Abbiamo dalla Valle Imperina alla Valle del Mis, al Centro Rossi. Non possiamo dedicare tantissime risorse, anche perché siamo sotto organico, perché con i meccanismi nazionali non possiamo sostituire le persone che sono andate via, e quindi concentreremo le iniziative in un paio di attività. Stiamo costruendo una bella collaborazione con la Mostra d'Artigianato di Feltre, che diventerà l'elemento centrale dei 30 anni del parco. Poi abbineremo probabilmente un convegno per collegarci a questo evento. Però vogliamo concentrare le cose proprio perché siamo, e la struttura è talmente impegnata nelle varie attività, che abbiamo bisogno di concludere queste. Ecco, volto ancora a pagina, Presidente, questo è un tema sul quale bisognerebbe discutere ore e ore, ma con la sua capacità di sintesi qualche nozione riuscirà sicuramente a trasmettercela. Capiamo il tema della crisi climatica, come si sta comportando l'Ente Parco su questo fronte? Allora, intanto l'Ente Parco è una sentinella sul territorio, con i monitoraggi, con l'attività, da anni sta segnalando questo. Faccio qualche esempio banale. Il narciso che è arrivato in alta quota sulle vette feltrine può essere un segnale bello dal punto di vista visivo, ma questo vuol dire che si è innalzato il livello in cui cresce, però le specie che crescono in altissima quota spariscono dal nostro territorio, perché noi abbiamo un limite nell'altitudine. Quindi questi monitoraggi da anni hanno dato i segnali di far capire che le cose stanno cambiando e che quindi dobbiamo cercare di cambiare le nostre abitudini per permetterci di vivere in questo territorio. Sicuramente l'impatto è notevole, comporterà un cambiamento sulle specie vegetali, sulle specie animali. L'uomo deve avere la capacità, come ha fatto nel passato, di riuscire a cambiare i propri comportamenti per diventare meno impattante. Perché sappiamo che, al di là degli aspetti naturali in queste cose, l'effetto presenza uomo è quello che ha accelerato in maniera molto forte questa presenza. Quindi il parco è la sentinella sul territorio che permette di dare questi segnali. Quindi un'azione che si inserisce nella grande sfida paese comunque della transizione ecologica, il sistema Italia che certamente deve fare, e non solo l'Italia, ecco. È una sfida che probabilmente solo a livello mondiale può essere superata. Abbiamo dei territori a livello mondiale dove queste attenzioni sono ancora molto molto distanti. Ecco, viste le tante attività naturalmente che l'Ente Parco fa, produce, propone, e poi c'è anche tutta la società che si inserisce comunque nelle questioni, e un tema molto dibattuto, adesso entriamo un po' su un nodo, Presidente, era la famosa cronoscalata Pedavena Croce Daune, che l'anno scorso è saltata. Su questo fronte che cosa ci può dire, quali gli aggiornamenti? Allora, molto è stato detto anche in maniera impropria e sbagliata. Allora, il parco circa dal 2009 è partito con un regolamento. Probabilmente per una sottovalutazione i soggetti interessati, l'ente parco, ma penso anche a tutti i comuni, all'ente provincia e ai soggetti che sono partecipi alla stesura del regolamento, hanno sottovalutato il fatto di aver inserito un articolo molto chiaro che vietava le manifestazioni a motore. Questo è quello che emerge dalle cose. Su questa cosa i percorsi legittimi sono cambiare il regolamento, è quello che il parco si è attivato a fare, ma questo va fatto con le procedure di legge. Chi ha tentato di forzare in maniera assolutamente demagogica il fatto di dire beh, lo interpretiamo in maniera diversa, è fuori dal contesto normativo nazionale. A me spiace che magari qualche soggetto che ha responsabilità istituzionali abbia fatto questo tipo di approcci, perché questo può essere capito dalla gente che normalmente, dalle persone che non vivono l'attività amministrativa, ma le regole ci sono, vanno rispettate e vanno cambiate quando non vanno bene. Noi come parco ci stiamo muovendo in questa direzione, perché io ritengo personalmente che la Pedavena Croce Daune, per il sito dove viene effettuata, non abbia un impatto così rilevante per quanto riguarda l'attività del parco,
ma ognuno le sue competenze e le sue responsabilità. Su questa vicenda, diciamo, è stata fatta molta, molta demagogia e probabilmente avremo anche l'occasione di chiarirlo, perché non è stato un bel periodo. È stato sicuramente un nodo critico, ecco, che ha acceso il dibattito pubblico, e poi c'è lo scoglio della burocrazia in Italia, sappiamo anche le lungaggini. C'era ancora un altro tema che volevo affrontare con lei, che è quello della collaborazione dell'ente parco magari con le altre strutture, ne parlava anche all'inizio della nostra piacevole conversazione, con gli altri parchi nazionali, e nel 2023 si celebra per esempio il 60° anniversario della tragedia del Vajont. In questo caso voi avete anche qui delle collaborazioni magari con le realtà vicine? Allora, noi sappiamo che il Comune di Longarone è il comune di territorio del parco, il comune che fa parte della comunità del parco, e il Comune di Longarone è un esempio a livello internazionale di quello che l'uomo non deve fare, perché sappiamo che l'evento del Vajont è stato provocato colpevolmente dall'uomo. Su questo la presenza del parco sarà con il Comune di Longarone. Noi sappiamo che il Comune di Erto di Casso fanno parte di un parco regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci sono delle dinamiche che al momento abbiamo letto soltanto sulla stampa, di così una voglia di queste realtà di guardarsi un attimo attorno e di pensare anche a una collaborazione stretta con il Parco Nazionale. Su questo, logicamente, noi siamo aperti a ogni ragionamento con le istituzioni. Chiaramente, dal punto di vista emozionale, poter pensare che la diga del Vajont sia inserita all'interno di un parco nazionale sarebbe un messaggio molto molto forte per tutta la comunità, ma su questo vedremo quali saranno gli sviluppi, perché abbiamo il dovere di portare avanti la memoria del Vajont proprio per evitare che si corra il rischio che le future generazioni dimenticano quello che l'uomo purtroppo riesce a fare, perché sappiamo che non è stata la natura a provocare questo disastro. Presidente, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e naturalmente auguro a lei e a tutto il suo staff buon lavoro. Grazie a voi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.